oggi parliamo di un argomento. Ah, intanto scusami, ciao e bentornati nello spavente canale Annalisa Superstar. Oggi parliamo di un argomento notissimo, diventato una moda, ma già da tanti anni, che è la doppia detersione. In questo video parliamo di questa doppia detersione e ti mostro sei prodotti per la doppia detersione di brand diversi, cioè a coppia. Già mi sta venendo una, non so come dire. Ti mostro tre tipologie di brand con le, accoppiati, che 3 per 2 fanno 6 perché ne servono 2, la doppia detersione. Là, poi in qualche modo là mi riprendo. È una tecnica nata e diffusa in Giappone e in Corea del Sud, che poi è esplosa in modo esponenziale negli Stati Uniti. Come ormai tutti sappiamo, si massaggia sul viso un prodotto oleoso per poi passare immediatamente a un prodotto detergente idrosolubile. L'ho imparata bene in realtà questa, l'ho studiata bene. Perché l'olio? Perché l'olio lavora per affinità e quindi lavora legandosi al grasso della pelle, al sebo o al trucco o alle protezioni solari. L'olio ci riesce. Questa tecnica dell'olio, quelle della mia età ricorderanno l'olio indiano. Ve lo ricordate l'olio indiano? Io me lo ricordo l'olio indiano. Giovanissima, olio indiano. Io me lo ricordo. Quelle della mia età se lo ricorderanno. Quelle di 19 anni compiuti. Prima si usavano degli oli puri, adesso gli oli sono cambiati. Perché nei prodotti nuova generazione viene aggiunto l'emulsionante, che consente di creare un'emulsione lattiginosa una volta a contatto con l'acqua. In questo modo è anche più facile da risciacquare. Però quelle della mia età l'olio indiano se lo ricordano sicuro al 100%. Ci abbatto un colpo chi ha comprato o provato con l'amica l'olio indiano. Io ce l'avevo. Subito dopo l'olio, che in questo caso non è più un olio puro, ma è, ti dicevo, un olio che contiene al suo interno un emulsionante, passiamo allo schiumogeno, al detergente, che lavora per contrasto perché contiene dei tensoattivi. Ho detto bene tensoattivi? Io sbaglio sempre questa parola. Ho detto male, vero? Probabilmente. Contiene quella cosa lì. E quindi consente ai liquidi di mischiarsi e all'acqua di portare via tutto quanto. Seguimi per altre lezioni su cose. Ho utilizzato uno strumento potentissimo che è stato Google, perché volevo capire come funzionava. In realtà questa ricerchina, tra virgolette, l'ho fatta anni fa, quando si parlava proprio di oli da mettere sul viso e ancora prima che la doppia detersione facesse un'esplosione immensa tra i social. In questo video adesso io ti mostro, dicevo, mi incarto coi numeri, 3 coppie di schiumogeni e detergenti oleosi. L'ho detta bene così? Così si può fare? Ti mostro tutte queste cose qua, parliamone. 3 fasce di prezzo diverso, 3 aziende italianissime, produzione italiana, funzione identica, ho il mio preferito, ma tiro, se la giocano un pochettino tutti per quanto mi riguarda. Comincio con il mio preferito, senza ombra di Gofu, senza ombra di dubbio Gofu. Io ho definito diverse confezioni di Trace Away. Questo un gel oleoso, all'inizio si massaggiavano gli oli puri. Se tu cerchi alcune informazioni sulla primissima doppia detersione, quella nata in Giappone, ma proprio c'è un nome d'olio puro, olio, proprio olio. Ora ovviamente ci sono delle nuove formulazioni. Gofu per esempio è un gel oleoso che io gradisco e gradisco anche tantissimo. Il sapone abbinato nella doppia detersione di Gofu è il Super Soap, che è molto leggero, contiene dei microgrammi ma sono veramente impalpabili, esplodono una volta che vengono a contatto con il viso. Io li uso a secco, io non bagno mai il viso prima di fare doppia detersione. Portano via tutto? Sì, portano via. Questi me li hanno mandati, però quando lo acquisto io mi capita di prenderli in rinascente perché li trovo con molta facilità, quindi il Trace Away è una di quelle cose che io compro, che io utilizzo e che io osanno, e quando mi viene fatta la famosa domanda ma meglio quello o meglio quello, io dico sempre senza ombra di dubbio il Trace Away. Tra l'altro io di questi prodotti gradisco moltissimo la profumazione.
tolgono tutto, anche il waterproof. Li abbandono leggermente d'estate, perché d'estate non mi trucco così tantissimo, a dire il vero. D'inverno, che carico un po' di più, per esempio la base viso, perfetti. Nuovi per me, non per tante di voi, nel senso che effettivamente io una volta in un video, parlando di un olio per fare doppia detersione, ho chiesto un parere ed effettivamente io sotto quel video ho ricevuto tantissimi commenti su un prodotto in particolare. Devo dire che tante persone non commentano il video e mi scrivono in privato: se mi vuoi aiutare a stare a galla nell'algoritmo, per favore lascia un commento, ti scongiuro, ti prego, e non scrivermi su direct, ecco, quindi per favore un commento meglio, grazie. Però devo dire che tante persone hanno nominato questo brand. Il brand è Labcare, è il detergente oleoso che veniva menzionato effettivamente in tante occasioni, mi è stato suggerito, è questo Pink Oil, che l'azienda ovviamente consiglia di utilizzare con la loro mousse detergente, che si chiama Nuvola. Mousse detergente viso occhi, delicata, morbida e leggera, è vero? Delicata, morbida e leggera. Sul mio profilo TikTok trovi un TikTok dedicato a loro due, perché mi piacciono anche tanto, e mi piace di questi prodotti, oltre che la formulazione, scusami se lo metto un po' da parte lo schiumogeno, ma mi piace moltissimo la formulazione del Pink Oil. Non è una formulazione che si vede sempre, è tra l'oleoso e il gel, però è molto molto denso. Io ho l'abitudine di riscaldarlo prima tra le mani e poi passarlo sul viso. Devo dire che quando lo massaggio tra le mani non avverto cambiamento di consistenza, quando dalle mani passo al viso avverto il cambiamento di consistenza. Diventa gradevolissimo da massaggiare al viso ed è gradevolissimo anche come detergente, perché qua c'è scritto che è deterge delicatamente, cioè si può utilizzare anche senza doppia detersione, quindi anche senza lo schiumogeno. Con lo schiumogeno è la morte sua, te lo dico, cioè con lo schiumogeno pauroso. Senza schiumogeno funziona anche, è giusto che io lo dica. Di Golfo per esempio non l'ho mai fatta la prova, vado sempre in doppia detersione perché mi piace il gesto. Di loro l'ho provato perché avevo letto la cartella stampa, ho detto vabbè, proviamo, vediamo come va, insomma. Devo dire che funziona, però se devo essere sincera, il top per me lo raggiungiamo con la doppia detersione. Allora, Labcare si trova online, si trova nelle farmacie, si trova anche allora sono tutte catene che io non conosco, che sono catene del nord Italia, che a volte mi nominate, ma io non le conosco perché qui non ci sono, cioè per esempio credo MD, una cosa del genere, DM, dico cose così, ok? Mi dispiace, sono tutte catene che io non conosco, quindi se sai, se conosci qualche catena del settentrione d'Italia che vende Labcare, consigliato, straconsigliato, prezzi leggerissimi, per la formula che ha il prezzo è leggerissimo. Io loro li metto tra i low cost, te lo dico, e funzionano che è una meraviglia. Confezioni un po' girly, sarà che lo farei tutto nero nella vita, ma quella sono io che sono un pochettino così. Terza azienda, ma me ne sentite per nominare 2000 volte, vado spesso, li faccio vedere i loro prodotti anche su Instagram, ti farò vedere un siero all'acido ialuronico loro che è pazzesco, da mettere sotto le maschere, è una bomba, te lo devo fare vedere per forza. Per oggi parliamo di doppia detersione. Le Momo sono le mie amate di Bergamo, Visit Bergamo, lo dico sempre perché questa cosa di Visit Bergamo, perché a me Bergamo veramente piace tanto, Bergamo Alta secondo me è un gioiello, lo dico, secondo me è molto sottovalutata come città, cioè Bergamo secondo me è una di quelle città d'Italia che vanno visitate, punto. Andiamo anche Palermo, prima Palermo. C'è il volo Oriol Serio Palermo, quindi ci viene fatta, d'accordo? Allora,
dicevo, evviva Bergamo, le Momo. Allora, azienda italiana, azienda di Bergamo, se andate in negozio, perché loro anche hanno il negozietto monomarca, hanno un negozietto tutto coloratissimo, c'è anche cagnolino, e quindi vi fa la consulenza il cagnolino, che è, è troppo carino quel cagnolino, quando mettono le fotografie del cagnolino, no, io impazzisco quando vedo quel cagnolino, perché è tutto troppo carino, vabbè, comunque, no, non è il caso farvi la consulenza, anche se io mi fido più del parere dei cani che delle persone, ma ve lo fanno Erika e Francesca, che sono le due sorelle Momo. Allora, io avevo già parlato in passato del miele struccante e ne ho parlato benissimo perché mi piace. Tra l'altro è un altro di quei prodotti che va bene anche solo con acqua, va benissimo anche senza il suo schiumogeno, e questa è una cosa buona per quanto mi riguarda, perché se sei in viaggio non ti puoi portare, e parti con l'aereo per esempio, lui è un... Lo troverò. Non lo sto trovando da nessuna parte. Non c'è scritto. Vabbè, comunque mi pare abbastanza piccolo per poterlo salire a bordo. Ok? Questo lo troverò. Ma perché non lo scrivo da nessuna parte? C'è scritto tutto. Tutto. Ah, 150 ml e tu 50 ml. Ah, erano scritti in basso. Questo lo puoi salire a bordo. Questo, per esempio, no. Quindi, se hai lo sbattimento, cosa che a me è successo 2000 volte, ti puoi portare solo questo e ti puoi struccare tranquillamente. Perché, diciamo poco fa, non sono più oli puri. Viene aggiunto emulsionante, e poi ogni formula è diversa e alcune formule vengono studiate in modo tale da venire via con l'acqua, e la sensazione che rimane sulla pelle non è una sensazione di pelle unta, grassa e oleosa, è la sensazione di pelle veramente detersa, è veramente pulita. Allora, io so di diverse scuole di pensiero, se mi potete aiutare nel trovare dei dati o delle fonti sulla scuola di pensiero, io ho detto no alla doppia detersione, mi fate una cortesia, così vediamo un altro punto di vista, perché può ognuno dice la sua su tutto. Insomma, quando la persona che lo dice è una persona qualificata, noi è il nostro dovere ascoltarla. Io con la doppia detersione mi trovo molto bene. Facendo doppia detersione, effettivamente, io che vengo da un mondo di salviette, ne ho state molte salviette, obiettivamente la differenza si avverte. Certo, non sono una che dice no, la salvietta, no, non comprate le salviette. Esiste, in caso di emergenza, si usa la salvietta. Che diciamo di mio? Ciao, vabbè, non si... cioè, secondo me bisogna trovare sempre un po' di equilibrio nelle cose, però obiettivamente anche con lo struccante bifasico o anche con l'acqua micellare o anche con altri tipi di struccanti, devo dire che per quanto mi riguarda il metodo migliore, aggiungo anche quello più veloce se posso, è proprio quello della doppia detersione. Con il make up che indosso adesso, che è un make up da tutti i giorni, molto leggero, niente di particolare, quindi molto facile da portare via, però allo stesso tempo io ho lo smog della città sul viso, la protezione solare sotto, ho messo la 30 stamattina, quindi quando noi facciamo un tipo di lavoro come la doppia detersione, quello che facciamo è pulire, e pulire in profondità. Certo, se poi uno si fa la doppia detersione e la doccia ogni mese e mezzo, beh, io punterei più sulla doccia che sulla doppia detersione, ma questo è un mio parere ed è solo dal video. Se hai dei prodotti da suggerire, ti prego di lasciare un commento, perché ci sono tantissime aziende piccole che hanno delle chicche pazzesche. In wishlist è che ho questi prodotti da smaltire, in wishlist acquisterò i prodotti, credo che si chiami AQT, la sua azienda di Miss Strawberry Fields, mi viene da parlarne bene senza averli usati, però ovviamente prima li devo utilizzare, è che conosco la sua serietà, conosco la professionalità e la riconosco. Quindi mi viene da dire favoloso, però non li ho utilizzati, ancora non li ho comprati. No, ti spiego, perché ho provato a comprare l'olio in particolare, mi mettevano in coda, un'altra volta in coda, una volta era sold out, e poi sono cominciati ad arrivare prodotti, quindi ho detto vabbè, lasciamo stare, poi lo prendiamo. Però promesso, li compro il detergente e l'olio, quantomeno l'olio,
Lo testeremo e lo recensiremo. Mi stava venendo anche in mente che io in queste settimane ho tantissimo parlato e adorato l'ultre de Maquillon. Perché l'ho detto in questo modo così, con questa enfasi di Clarin? Quello è proprio oleoso rispetto, per esempio, questo che è gel, questo che è un gel molto più denso, e questo che è un gel pure però molto liquido. Quello è proprio olio, eppure viene via facilmente. Vengo a leggere i commenti, iscriviti al canale se vuoi sostenermi, e soprattutto se vuoi sostenermi scrivemeli qui, ti prego, mi aiuti un casino con l'algoritmo, è diventata una giungla, aiuto. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao.